Artificiale. Comunico che per lo svolgimento dell'audizione è stata autorizzata la pubblicità dei lavori con l'attivazione dell'impianto audiovisivo sul canale satellitare e sulla web TV. Chiedo a ciascun soggetto di contenere gli interventi in un massimo di 7 minuti, così da permettere ai quesiti senatori le successive repliche. Sono presenti il professor Alessandro De Angelis, ordinario di fisica dell'Università di Padova e del Politecnico di Lisbona. Prego. Onorevoli senatori, il DDL 1146 accompagna il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, il cosiddetto AI Act, negli spazi del diritto interno, e individua le linee di intervento per far sì che l'Italia possa partecipare a questa rivoluzione. Io ringrazio per la possibilità di contribuire, al bene dell'Italia e specifico che parlerò a titolo personale, come richiesto dalle commissioni. Inizio con alcuni commenti analitici. L'idea di principio di porre al centro dello sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale l'autodeterminazione umana, espressa nella prima parte e con chiarezza, secondo me, con efficacia. La parte relativa alle disposizioni di settore, la parte 2, mi appare chiara per quanto riguarda la sanità, l'attività giudiziaria, la pubblica amministrazione e la cibersicurezza, e migliorabile per quanto riguarda il lavoro. L'impatto dell'IA sul lavoro, secondo me, è una delle cose fondamentali e più difficili. Mi sembra che alcuni problemi reali che diventeranno fondamentali, come la sostituzione di operatori umani con macchine, venga demandata a una legislazione futura. Ho trovato una cosa buffa leggendo così, che nel comma 1 dell'articolo 10 si rimanda al diritto dell'UE e si omette il richiamo alle norme italiane, così una cosa l'ho trovata buffa come italiano. La terza parte affronta i temi della governance e delle azioni di promozione. La parte sulla governance è molto impegnativa e le autorità nazionali per l'intelligenza artificiale hanno un compito molto duro e quindi lì bisognerà sorvegliare che queste siano lavori in un contesto internazionale, perché questo è un problema globale e quindi alla fine andrà adattato a livello globale. E in particolare l'AI Act dovrà confrontarsi con le normative americane e cinesi, soprattutto. Tra le azioni di promozione ci sono due articoli con casi particolari con impegni piccoli, il 19 e il 20 che non commento. Per quanto riguarda invece il grosso, la cifra di 1 miliardo, che non capisco bene su quanti anni sia stanziata, in confronto alle altre potenze analoghe all'Italia, con cui ho avuto modo di discutere perché partecipo a delle commissioni sull'omogenizzazione dei regolamenti sull'intelligenza artificiale, mi sembra adeguata, soprattutto se poi le persone che utilizzeranno questa cifra riusciranno ad attrarre dei venture capital, che secondo me non sarà difficile, diciamo, se la gente lavora bene, attrarre in questo settore. E per quanto riguarda le facilitazioni, lì ci vorranno dei saggi che distinguano il buono dal cattivo per evitare che tutte le software house si riciclino in aziende di intelligenza artificiale. C'è la centralizzazione di cui è l'articolo 22, che mi sembra condivisibile, che però è una chiave di volta perché riguarda settori come la formazione e l'education, che sono già cruciali, cioè la formazione. Se uno guarda le offerte di lavoro adesso, un minimo di formazione in intelligenza artificiale ci vorrebbe già. E quindi bisognerà dosare questa con un tentativo di contenere l'iperregolamentazione che invece favorirebbe le grosse imprese. Per quanto riguarda la tutela del diritto di autore, questo mi sembra tecnicamente molto difficile da implementare. Oggi la maggior parte dei contenuti digitali, compreso questo mio intervento, ha una parte che è stata scritta dall'intelligenza artificiale. Le analisi dati di fisica sono fatte quasi completamente dall'intelligenza artificiale, nessuno può distinguerle. Allora bisognerà probabilmente contenere questo in qualche modo, questa tendenza non si può fermare e quindi bisognerà contenerla, diciamo, ai tentativi maligni, ecco, perché i tentativi benigni non si potranno arginare. Anche il rastrellamento di contenuti esistenti ai fini di riformulazione per le masse, secondo me, non è contenibile, nel senso che o ci si dice noi utilizziamo solo degli strumenti in cui si può fare un backtracking delle sorgenti, ma questo allora ci metterebbe in condizioni di inferiorità verso altri paesi, oppure dovremo convivere con questo. E quindi lì l'unico modo per
distinguere il buono dal cattivo è l'educazione, l'istruzione delle persone. Sulla parte azioni penali e disposizioni finanziarie non sono per niente competente, quindi non commento. Vado alle mie conclusioni. Il DDL a me piace, recepisce in modo fedele l'AI Act, che però l'AI Act è una più difensivo che propositivo e quindi potrebbe avere un'influenza recessiva sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale in Italia, quindi in Europa anche. Quindi bisogna un po' probabilmente stiracchiarlo. Secondo alcune valutazioni, tipo quella di Draghi, ma anche quella dell'MIT, eccetera, l'Europa è la terza potenza con un outlook non positivo per il futuro, quindi bisogna recuperare in questo settore, e questo dipenderà molto dalla parte grossa che la legge demanda poi ad azioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non dobbiamo scrivere dei regolamenti così stringenti che poi ci impediscono di inventare le cose che vogliamo regolamentare. Secondo me la regolamentazione di intelligenza artificiale deve partire da un nucleo di paesi omogenei, e quello che ha fatto per esempio l'OCSE in cui lavoro in questo momento, e poi estendersi ad altri paesi e poi alla fine includere tutto il mondo, perché questo è un problema globale, se no rischiamo di fare come quei motori di ricerca che sono un fallimento del controllo. E quindi lì sarà importante il ruolo dell'Italia nel consesso mondiale. L'Italia ha una cultura multidisciplinare, questo è un problema multidisciplinare, e questa ce la possiamo giocare in questo contesto, perché abbiamo un soft power sia tecnico, sia giuridico, sia economico, insomma abbiamo una cultura storica molto buona. Infine un commento personale, per evitare, molto personale diciamo, secondo me per evitare che alla fine ci si consegni nelle mani di imprese tipo Google, che già stanno utilizzando l'acquisizione di dati che hanno fatto con i motori di ricerca che sono scarsamente regolamentati e li utilizzano per fare una posizione dominante nell'intelligenza artificiale, e bisognerà giocare a livello internazionale. E a me la soluzione che piacerebbe sarebbe che si pensasse con l'azione dell'Italia, come è stata importante l'azione dell'Italia quando è stato fondato il CERN, un'organizzazione internazionale senza fini di lucro, e questo diciamo sarebbe il mio auspicio, e magari si riesce a infilare anche o nella legge o nei pensieri del Parlamento, del Governo. Grazie. Grazie professore. Ci sono domande? No, non ci sono domande da parte dei colleghi. Ci stanno quindi. Un po' timido. Al microfono, prego. Scusi. Tutto molto complesso, e quindi cerchiamo di fare una domanda molto sintetica e calata nelle risposte nella relazione. Ringrazio lo stakeholder, mi chiedo scusa, sono arrivato un attimo in ritardo e non ho compreso il nome del professore De Angelis, grazie. Lei ha detto ci potrebbero essere delle ricadute nel mondo del lavoro, ovviamente lo sappiamo tutti, ci può chiarire meglio da una parte gli aspetti positivi che potrebbe avere questa ricaduta, non so, aumento della produttività, dall'altro il contrario, e come questo dovrebbe essere in qualche modo, secondo lei, gestito, regolamentato, normato, questo aspetto qua legato al lavoro. Era solo questo, grazie. Ne approfitto direttamente. Ringrazio il professor De Angelis. Un chiarimento e una domanda. Il chiarimento è l'ultima parte. Non ho avuto modo di intendere bene quando lei chiedeva di creare un organismo modello CERN, del CRN. Non ho capito in che modalità, perché mi sono perso l'ultimo passaggio, cioè l'auspicio che faceva lei. E poi sulla questione di stiracchiare l'IACT, no? Quindi come sa, noi recepiamo il regolamento europeo, quindi quello che lei chiede è di fare un lavoro sulla Commissione europea affinché si vadano a modificare quelli che sono i parametri inseriti all'interno dell'IACT, altrimenti non è che possiamo, come dire, superare quelli che sono i limiti che ci vengono imposti. Quindi era questo l'aspetto che insomma mi chiedevo, se era a questo che lei si riferiva, insomma. Ok, grazie. Parto dall'ultima domanda, su questa diciamo non sono competente, ho parlato anche con un mio collega di legge e mi ha detto guarda, noi lo dobbiamo recepire,
Però diciamo, ci può essere un certo margine, per esempio sulla tracciabilità delle fonti, in cui l'implementazione, diciamo, la ricaduta a livello nazionale delle indicazioni vincolanti può venire in qualche modo stiracchiata in modo tale da non penalizzare troppo soprattutto le piccole industrie, i piccoli giornali e cose del genere. La prima domanda che ha fatto, io sono smemorato proprio... Ah sì. Sì, sì, una cosa tipo CERN, che per esempio il CERN ha inventato il World Wide Web e ha fatto in modo che questo diventasse utilizzabile da tutto il mondo. Poi alla fine, diciamo, la cosa ha preso una deriva che è stata controllata dalle medie. Però si potesse fare una cosa così per l'intelligenza artificiale, forti dell'esperienza negativa dei motori di ricerca, sarebbe una cosa bella e l'Italia potrebbe essere protagonista, secondo me, perché l'Italia ha questo soft power vario, cioè da noi è uno dei pochi posti in cui gli avvocati parlano con gli ingegneri e magari bisticciano, però c'è una cultura dietro. Vabbè. Un open source dell'IA. E la prima domanda è quella più complessa e c'è un sacco di letteratura naturalmente su questa domanda. Allora, già adesso le richieste di professioni stanno cambiando, perché una percentuale non trascurabile, sono dell'ordine del 30% secondo i dati che ho visto io, dei lavori già richiede una certa conoscenza dell'intelligenza artificiale. Allora, da un lato per il momento bisogna dare una minima un'infarinatura ai lavoratori per evitare, per consentire che a questi di venire utilizzati, anche quelli che poi devono umanizzare l'intelligenza artificiale, perché comunque anche se uno sposta certi lavori, tipo, non lo so, lei non trova più il suo documento della banca di un anno fa, lo chiede alla sua banca, occorre qualcuno che comunque alla fine umanizzi questa interazione con il cliente e cose del genere. Questo richiede delle conoscenze minime. Dall'altro ci sono proprio dei lavori tipo giornalista di cronaca, quelli in cui c'è il rischio che questi lavori cambino, perché automaticamente tutti i comunicati stampa verranno riveduti, masticati, tradotti per le masse e perderanno il concetto di plagio. No? I software che noi usiamo per evitare che gli studenti copino la tesi non si accorgono attualmente di queste cose. E quindi, diciamo, questo è un aspetto che io vedo, ma ci sono moltissimi altri aspetti e c'è una letteratura enorme su questa cosa del lavoro. Infatti la legge demanda molto a una visione futura e non so se le ho risposto, ma almeno spero di avere... Se non le ho risposto, vado più in dettaglio. Va bene, professore. Ah, grazie. Bene, allora passiamo alla successiva audizione. Il rappresentante di Rina, Daniele Calderoni Parronchi, e Maria Francesco Tripoli, accompagnati da Federico Longobardi, addetto alle relazioni istituzionali. Prego. Ringrazio ovviamente presidenti e i commissari delle commissioni ambiente e affari sociali per aver voluto ascoltare la nostra posizione in questo ambito. Tra l'altro ringrazio anche il professore perché sono spunti molto interessanti. Rina, per chi non la conosce, è un gruppo che comprende attività italiano, che comprende attività di certificazione, è la prima società di ingegneria italiana, fornisce un'ampia gamma di servizi in settori vari, tra cui energia, il mondo navale, le infrastrutture a mobilità, la certificazione, l'industria e anche il real estate, quindi la costruzione di infrastrutture real estate. Dal dicembre 2023, al fianco dell'azionista di maggioranza del Registro Italiano Navale, ha fatto il proprio ingresso nella compagine sociale anche il Fondo Italiano di Investimento, parte della famiglia CDP, per chi non la conosce, con un pool di co-investitori da esso guidati. I ricavi del 2023, per dare un'idea dell'azienda, sono circa 800 milioni, circa 6.000 dipendenti, siamo presenti in 70 paesi nel mondo. E partecipa alle principali organizzazioni internazionali, contribuendo da sempre allo sviluppo di nuovi standard normativi. A proposito di intelligenza artificiale, noi adottiamo una strategia innovativa e sostenibile per l'implementazione dell'intelligenza artificiale, mirata a portare il massimo valore ai clienti con un approccio umano-centrico. Per quanto riguarda le attività di consulenza, in linea con le altre attività di
consulenza erogate nei settori di cui sopra, RINA guida le organizzazioni pubbliche e private nell'implementazione dei modelli di governance, di analisi e trattamento dei rischi, nonché nell'analisi di impatto sugli utilizzatori. Daremo conto in modo completo delle attività che svolgiamo in materia di artificial intelligence nella memoria che depositeremo poi successivamente. Tra queste vi è la progettazione e lo sviluppo di sistemi di artificial intelligence, machine learning, in grado di rilevare anomalie tramite l'interpretazione delle immagini. Siamo, per esempio, in grado di rilevare in tempo reale i difetti delle pale eoliche, oppure nella produzione della pasta, oppure le route, diciamo, le rotte delle navi, no? L'ottimizzazione delle rotte delle navi, quindi campi e ambiti totalmente differenti. Supportiamo i nostri clienti su questo. Da un punto di vista di certificazione e test, in anticipo sulle tendenze di mercato, nel 2022 RINA ha redatto un disciplinare proprietario per certificare l'uso affidabile ed etico dell'intelligenza artificiale all'interno delle organizzazioni. Il primo certificato, tra l'altro, è stato emesso all'Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio AMAT, la società in-house del Comune di Milano, nel novembre del 2023. Quindi. L'approvazione da parte del Governo del decreto di legge disposizione delega al Governo in materia di artificial intelligence e la successiva trasmissione del disegno di legge al Senato rappresenta un grande passo in avanti del nostro Paese su questo tema. Il provvedimento nasce da mesi di confronto con il tessuto imprenditoriale italiano, anche per mezzo delle indagini conoscitive che sono attualmente all'esame delle commissioni parlamentari di Camera e Senato, ed è proprio nell'ambito delle indagini conoscitive che è stato fatto presente dai soggetti intervenuti che l'intelligenza artificiale porta con sé numerosi e ingenti rischi. Non possono questi rischi certamente bloccare il progresso, ma vanno governati attraverso politiche lungimiranti che sfruttino il massimo potenziale della tecnologia nel rispetto della sicurezza. Con la normativa ISO 42001 è stato introdotto il primo standard internazionale di sistema di gestione per l'intelligenza artificiale. Attraverso tale standard vengono forniti alle organizzazioni di qualunque dimensione e ambito di attività gli strumenti per governare i processi di artificial intelligence di proprio interesse, nel ruolo degli sviluppatori, fornitori e utenti di sistemi di artificial intelligence. In tal modo si forniscono al mercato le garanzie di un uso etico, responsabile, affidabile e sicuro dell'intelligenza artificiale. RINA, forte dell'esperienza pionieristica acquisita nel settore, ha pensato ad alcune proposte per di fatto garantire maggiore sicurezza e affidabilità dei sistemi di artificial intelligence utilizzati nelle pubbliche amministrazioni, salvaguardare gli investimenti pubblici in cybersicurezza e intelligenza artificiale, formare personale altamente specializzato che sia in grado di accompagnare il mondo delle imprese nell'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale, i tre aspetti fondamentali. Guardando appunto alla pubblica amministrazione, la proposta è quella sull'e-procurement. Si propone quindi di inserire nell'ambito della contrattualistica pubblica, una certificazione per i fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale delle pubbliche amministrazioni. La certificazione ISO 42001 garantisce infatti che i sistemi e i modelli di artificial intelligence siano sviluppati e utilizzati in modo responsabile. È pericoloso che i sistemi utilizzati dalla pubblica amministrazione siano privi di garanzie adeguate sulla sicurezza. In ambito investimenti in artificial intelligence si propone di inserire una certificazione ai fini dell'assunzione delle partecipazioni da parte dello Stato nelle PMI in fase di start-up, quelle ad alto potenziale innovativo. Se tale PMI, piccole e medie imprese, si occupano di artificial intelligence, ovviamente, dovrebbe essere richiesto il possesso della certificazione ISO 42001. Soprattutto se si occupano di cybersicurezza, dovrebbe essere richiesto il possesso della certificazione, della certificazione ISO 27001. Quindi sono due certificazioni che suggeriamo di, in qualche maniera, mettere come requirement, come richiesta. È fondamentale che gli investimenti dello Stato in artificial intelligence siano tutelati dalla presenza di una certificazione che garantisca l'uso responsabile e l'adozione delle best practice in materia di cybersicurezza. Dunque per le PMI sarebbe sufficiente l'ottenimento di una di queste certificazioni a seconda del settore in cui operano, artificial intelligence o cybersicurezza.
per le aziende diverse dalle PMI invece dovrebbe essere necessaria un'ulteriore certificazione, quella 22.301, gestione delle continuità, della continuità operativa. Infatti la norma 22.301 specifica i requisiti necessari affinché un sistema di gestione protegga e riduca la probabilità di incidenti e assicuri la ripresa delle normali attività in seguito a interruzioni. Come già evidenziato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale in audizione su questo provvedimento, è fondamentale che i dati immessi nel sistema di artificial intelligence siano corretti ed esatti e che i sistemi siano resistenti, robusti e impermeabili ad attacchi ostili. Recentemente abbiamo visto cosa succede se non è gestita in questa maniera. Lo scopo delle certificazioni in questione sarebbe proprio questo, l'utilizzo di certificazioni rilasciate da soggetti indipendenti ai fini delle forniture per le pubbliche amministrazioni non è affatto una novità in questo campo. Si pensi ad esempio al recentissimo regolamento unico per le infrastrutture e servizi cloud della pubblica amministrazione, adottato dall'Agenzia, che impone il possesso della 27.001 per le forniture di taluni servizi cloud. A proposito di formazione, che è un argomento fondamentale se vogliamo fare un salto, diciamo, in qualche maniera da un punto di vista culturale, un altro è un passo fondamentale. Il passo è quello della formazione e della specializzazione di alto livello. Per questo sarebbe opportuno inserire nella delega al Governo l'istituzione di percorsi di formazione per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione dei modelli e sistemi di intelligenza artificiale, al fine dei quali gli organismi di certificazione del personale possono rilasciare una certificazione. Quindi percorsi di formazione che però vengano certificati, non percorsi di formazione qualsiasi, ovviamente. Al fine della verifica delle competenze acquisite si potrebbe delegare il Governo a istituire i relativi schemi di certificazione del personale. Ringrazio nuovamente la Presidenza e le Commissioni per l'attenzione, nell'auspicio di avere contribuito in modo efficace ai vostri lavori. Domande? Nessuna, mi pare. Aspetta che devo dirne prima, cioè vedi prima gli altri, non ho capito. Ha girato la testa mentre alzavo la mano. No, interessante il percorso delle certificazioni, ma giustamente proprio lei accennava a che cosa succede nelle pubbliche amministrazioni con gli accessi indesiderati ai dati. E in realtà ancora più impressionante è stata l'affermazione dell'hacker, quando ha detto, beh, io non è che ho fatto tanto, i sistemi a cui ho avuto accesso erano già un colabrodo. Quindi io direi che prima di certificazione si debba passare a una solidificazione dei sistemi infrastrutturali di tutta la pubblica amministrazione. E concordo sulla scuola di formazione, di alta formazione della pubblica amministrazione affinché vengano formate delle persone, ma come dire impegnerei molto di più nella formazione e successivamente poi nella certificazione, perché la certificazione in determinati ambiti sembra quasi come dire l'alibi per non prendersi tutte le responsabilità. Sei tu il responsabile, da oggi in poi quello che accade è tua la colpa, invece no, deve essere una diffusione, quindi come dire un concetto di formazione diffusa a tutti gli ambienti, e quindi anche l'insegnamento dell'utilizzo dell'IA a tutti gli ambiti scolastici e non delimitarli solo a istituti tecnici. Insomma, ritengo che possa essere questa una delle soluzioni migliori per poter crescere una generazione futura consapevole dell'IA. Grazie. Un attimo, senatore Basso. Grazie Presidente, ma io volevo chiedere, poiché appunto Rina è una dei riferimenti italiani, anche essendo stato al registro italiano navale, per quanto riguarda le norme tecniche, come ci ricordava il professor De Angelis prima, è quasi impossibile oggi poter monitorare quello che è la contaminazione, scusatemi il termine non tecnico, della produzione attraverso i vari sistemi di intelligenza artificiale che possono essere stati parzialmente o pesantemente utilizzati nella creazione di contenuti, dal semplice software a un'elaborazione più ovviamente pesante, creazione anche di immagini o video completamente artificiali, sia nel disegno di legge del governo sia nel ragionamento fatto in sede europea si parla del watermark, quindi della possibilità almeno di aver prima di tutto intercettato e quindi segnalato l'utilizzo di strumenti di
intelligenza artificiale e avere una filigrana che consenta poi almeno, non dico di ricostruire i contenuti che sono stati utilizzati, ma ricostruire il fatto che quel contenuto generato sia stato processato da uno o più strumenti di intelligenza artificiale. Volevo chiedere a voi qual è lo stato dell'arte in campo internazionale da parte degli enti di certificazione sugli standard per le filigrane, i watermark in questi strumenti, se esistono già degli standard di mercato, se esistono a livello internazionale e quali sono in questo momento appunto la ricerca in questo senso al fine poi di comprendere quali saranno i futuri strumenti a disposizione. Grazie. No, grazie per entrambi i commenti, la parto dal primo. Credo che siano due cose che vanno in parallelo, crediamo che siano due cose che vanno in parallelo, cioè da un certo punto di vista è importante partire subito con percorsi di training o comunque di formazione strutturati, perché l'artificial intelligence nei prossimi 5 anni, non 30, 40, no? È molto diverso rispetto a altri cambiamenti che stanno accadendo, non so, l'energy transition per esempio, no? Qui stiamo parlando di pochi anni. È molto importante iniziare a dotare le persone che entrano, no, nel mondo del lavoro, ma anche quelle che già ci sono, degli strumenti per capire, no? e per quindi anche gestire l'intelligenza artificiale con i rischi, con i pro e i contro. E poi in parallelo anche iniziare a certificare chi utilizza l'artificial intelligence già, in maniera tale da, e lì mi ricollego un po' anche al secondo intervento, in maniera da garantire dall'inizio del processo che i dati fin dall'inizio del processo per chi li utilizza e li immette in certi contesti siano in qualche maniera controllati. Cioè alla fine l'artificial intelligence in questo ambito si dice se uno mette dentro qualcosa di negativo esce qualcosa di negativo, no? Ecco, e per quanto sia un principio molto semplice in realtà vale tantissimo per l'artificial intelligence, quindi controllare il processo di produzione di informazioni attraverso lo strumento di artificial intelligence fin dall'inizio è molto importante. Non esistono standard, per ricollegarmi al secondo punto, non esistono ancora standard, anzi è quello che forse in Europa stiamo cercando di fare per primi. Si possono creare, mi ricollego anche all'intervento del professore, secondo me noi possiamo posizionarci in maniera molto forte in questo, no? E metterci al centro nella creazione degli standard. Esistono invece dei processi e delle tecnologie per gestire e individuare ove ci sia in algoritmi di artificial intelligence qualcosa che non va in base a determinati parametri, quindi vanno stabiliti i parametri e quindi poi i processi per identificare se c'è qualcosa che non rientra nei parametri previsti. È un processo che va messo insieme. Noi pensiamo quindi che siano tre livelli: educazione, certificazione, processo. Ci vuole una cabina di regia. Non è possibile fare ognuno per conto proprio, perché di per sé la tecnologia non prevede dei confini, diciamo, di paese, sarebbe, diciamo, impossibile, no? Creare dei confini di paese. Per cui, ecco, quello che possiamo fare noi è, così come abbiamo fatto in altri ambiti, contribuire ad accelerare il processo per cui uno su tutti e tre i fronti, quindi certificazione, educazione e processo, ci dotiamo, no? Degli strumenti giusti e quindi poi abbiamo il controllo di quello che accade, non siamo in mano agli altri, questo è molto importante perché c'è tutto per farlo. Credo che questo tra l'altro vada nella direzione giusta, ecco. Prego, professor. Un minuto. Oh, siccome era stato, mi scusi senatore, no, volevo dire solo una risposta tecnica. Per quanto riguarda gli watermark testuali sono un problema più o meno risolto, però l'industria è sempre avanti e quindi per esempio adesso le macchine che fanno intelligenza artificiale possono prendere anche informazioni dalla sua Alexa e lì non c'è modo per il momento di fare watermark, quindi la tecnologia dell'industria è sempre più avanti della tecnologia del controllo. È possibile, no, perché
Grazie. Volevo chiederle, ma l'industria non lo sta facendo o ci sono proprio delle problematiche tecniche per cui non è possibile andare a mettere un watermark sul processo del contenuto in ingresso, non dico sul contenuto, ma sul processamento del contenuto, nel senso che ci sono tentativi appunto di il consorzio per esempio fatto tra le big tech piuttosto che non il tentativo che sta facendo Acredia di provare a mettere appunto qualche standard, ma esistono, lei che ovviamente da accademico studia a differenza nostra queste cose, quindi sa, esistono proprio degli impedimenti tecnici o è più una questione di volontà di chi in questo momento ha l'industria, che poi parliamo di chi ha i modelli di 10-20 grandi soggetti, non di più, nel mondo, che fanno resistenza, secondo lei? Il microfono, professore, il microfono. Non lo so, noi non ci riusciamo. Può essere che l'industria sia avanti, noi non ci riusciamo. Però se solo, cioè l'industria in questo momento sta già creando piattaforme che sono sotto controllo, autorizzate, dove il dato è in qualche maniera trackizzato e quindi si sa che cosa entra e quindi anche che cosa esce, e le aziende oggi possono scegliere di andare su piattaforme aperte dove non c'è questo controllo e quindi il rischio è altissimo, perché non sai chi c'è dentro, che dati ci mette, qual è il loro obiettivo, eccetera. E invece usare piattaforme sotto controllo, dove le regole del gioco sono state stabilite e quindi si sa esattamente cosa succede. Quindi, cioè, ripeto, l'industria per certi aspetti è più avanti delle norme. Semplicemente quel tipo di approccio va trasformato in leggi e poi in governance, quindi in controllo che quelle leggi vengano rispettate attraverso processi di certificazione. È l'unica maniera. Se pensate ai campi più disparati, dal mondo sanitario, no? Dove c'è tanta sensibilità allo spazio, dove ci sono tanti rischi, sono mondi infatti dove c'è una governance estremamente precisa, no? Chiara, quindi il controllo del rischio è forte. Qui il problema è che la tecnologia si è sviluppata talmente velocemente che in realtà poi non si è creata di pari passo una governance di questo mondo. Però gli strumenti ci sono. Va bene, grazie. Passiamo all'audizione successiva. Per il nuovo istituto mutualistico artisti, interpreti, esecutori, il presidente Andrea Miccichè e Isabella Longo, responsabile dell'ufficio affari giuridici e istituzionali. Prego. Grazie presidente, grazie dell'invito. Molto brevemente presento l'istituto. Il nuovo IMAIE è l'organizzazione di gestione collettiva dei diritti degli artisti più rappresentativa del nostro paese. Rappresentiamo circa 1.200.000 artisti di tutto il mondo, di cui 30.000 associati e circa 50.000 che ci hanno conferito un mandato diretto. Gli artisti sono persone che hanno un grado di attenzione verso il fenomeno dell'intelligenza artificiale molto alto e prima di lasciare la parola alla dottoressa Longo volevo porre l'attenzione su tre profili. Il primo è l'artista in quanto essere umano e quindi quanto portatore di diritti diciamo di privacy sul proprio volto, sulla propria voce, sulle proprie sembianze fisiche. L'artista in quanto portatore di diritti assoluti sulle proprie esecuzioni artistiche tutelati specialmente dalla legge sul diritto d'autore, che non attengono all'aspetto creativo ma all'aspetto interpretativo di opere. E il terzo profilo, l'artista come lavoratore. Le prestazioni artistiche vengono solitamente rese in esecuzione di un contratto di lavoro e quindi proprio l'artista in quanto soggetto debole, in quanto lavoratore, è molto diciamo sensibile nelle clausole contrattuali che potrebbero diciamo autorizzare o potrebbero concedere un utilizzo delle proprie interpretazioni artistiche in modo imprevedibile e non autorizzato. Ecco, questo è un breve introduzione prima di lasciare la parola alla dottoressa. Sì, buongiorno a tutti. Ringraziamo per l'opportunità di esprimere il nostro punto di vista
Mi ricollego a quello che ha detto il mio presidente, siamo una categoria che è molto colpita dal tema dell'intelligenza artificiale, quindi rispetto a quello che è l'intervento normativo andiamo a parlare in particolare articolo 24, che per noi è un pochino limitante, in quanto diciamo soltanto in due comma parliamo della tutela del diritto d'autore in ambito di intelligenza artificiale, quando in realtà l'argomento è molto più complesso e spesso la propria categoria artistica è quella, o meglio i diritti collegati alla categoria artistica sono meno considerati o meno approfonditi. Parliamo dall'articolo 24, il comma 2, che secondo noi in maniera un po' sbrigativa o riduttiva, ripeto, fa esplicito riferimento all'eccezione di cui è all'articolo 74 della legge sul diritto d'autore, introdotta dalla direttiva copyright, ovvero il puro richiamo a questo articolo dell'eccezione, per il quale quindi è possibile, stando a quello che è scritto oggi, l'estrazione e la riproduzione di dati e contenuti, anche per quanto riguarda i modelli di IA generativa, e questo è preoccupante, ai sensi, appunto, dice l'articolo attuale, o il proposto articolo attuale, ai sensi dell'articolo 74. Allora, il 74 è questa eccezione, cosiddetto text data mining, articolo 4 direttiva copyright. Posto che anche all'epoca dell'adozione della direttiva comunitaria l'applicabilità dell'eccezione alla massiccia estrapolazione di dati e fine intelligenza artificiale non è un dato pacifico, vediamo ora qual è il tema legato ai diritti specifici degli artisti. Ovviamente se parliamo di riproduzione, estrazione, salvo una riserva, questo poi dice l'articolo, salvo riserva espressa. Anzi, da noi non è stata neanche recepita la parte che la direttiva considerava, secondo noi, che era importante inserire, che la riserva eventuale all'eccezione fosse effettuata in modo appropriato, cosa che ancora che non è stata recepita, e quindi anche c'è proprio un tema di capire come effettuare questa riserva. Ma prima del come, vediamo chi dovrebbe effettuare questa riserva, dal momento che il diritto di produzione è un diritto esclusivo per gli artisti. Il nostro articolo 80, comma 2, legge sul diritto d'autore, prevede che gli artisti abbiano il diritto di autorizzare ogni forma di riproduzione totale o parziale, o comunque diretta, indiretta, temporanea e permanente, di ogni, diciamo, fissazione delle loro riproduzioni, quindi di quanto è stato fissato, interpretato, fonogramma, opera audiovisiva, la riproduzione deve essere autorizzata dagli artisti. Ora, questa riproduzione nell'attuale mercato è oggetto di rapporto contrattuale fra gli artisti e i produttori, ovvero in campo discografico è ceduto il diritto dell'artista al produttore nell'ambito di un rapporto diretto, appunto perché è un diritto esclusivo gestito direttamente agli artisti nell'ambito della produzione discografica, ceduto al produttore e quindi trattato, negoziato in ambito contrattuale, mentre addirittura nell'ambito audiovisivo si presume, salvo diverso accordo, ceduto questo diritto dagli artisti e produttori, con una logica che ha un senso, in quanto poi il produttore è colui che sfrutta, è l'imprenditore che poi si occupa della diffusione e distribuzione migliore dell'opera. Ora, quindi, il primo tema che ci siamo posti come comunità artistica, come collective, ma non solo noi in Europa, su questo tema, è il fatto che non può essere letta la cessione del diritto di riproduzione che viene fatta ai sensi, come ho detto, articolo 80, a livello contrattuale tra produttori e artisti, come implicitamente includere una decisione o un consenso dell'artista all'eventuale riserva. Mi spiego, cioè l'eventuale possibilità di esercitare una riserva, quindi di vietare la riproduzione della propria performance, non può essere considerata implicita nei contratti in essere, tantomeno in quelli in essere, nei quali gli artisti cedono ai produttori il diritto di produzione per finalità che, quando questo diritto è stato introdotto, ovviamente non sono state collegate agli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Se fosse così, non solo l'articolo andrebbe ipoteticamente anche a pensare a una sorta di sanatoria, cioè c'è questa eccezione fatto salvo la riserva, posto che questa riserva non si capisce come va in qualche modo esplicitata, effettuata da parte della pretora degli artisti. E c'è anche appunto il tema che non può essere in mano al produttore ogni decisione, in quanto ha ricevuto già
diciamo, nell'apporto contrattuale la cessione del diritto di riproduzione dell'artista. Questo lascerebbe in mano ai produttori ogni decisione in merito all'opt-in, cosiddetto opt-out, rispetto all'utilizzo di quella, diciamo, registrazione video o audio, lasciando fuori gli artisti da ogni possibilità del controllo della loro opera e quindi anche da ogni, diciamo, possibilità di ottenere un compenso su questa estrapolazione non autorizzata, certamente non implicita. Quindi primo punto è questo. Rispetto poi all'utilizzo della, diciamo, performance in senso ampio per i modelli di IA generativa, e questo sarebbe un unicum nel panorama europeo da quello che sappiamo, nel senso che all'epoca, e come già abbiamo accennato, l'eccezione del TDM introdotta nella direttiva non è stata certo concepita pensando ai modelli di IA generativa, posto che si discute, come dicevo, già tuttora sul fatto che sia estendibile anche alla parte diciamo di training dell'ingestion cosiddetta IA generativa, che è quella che poi crea degli input che poi si propongono sul mercato su larga scala in concorrenza evidente con quelle che sono le performance umane e a scopo di lucro. Allora, rispetto ai modelli di IA generativa, l'applicabilità dell'eccezione è per noi assolutamente criticabile e da opporre, anche da un punto di vista tecnico-normativo. Se sappiamo, come sappiamo, che le eccezioni ai diritti d'autore, come le nostre eccezioni, non solo vanno viste o interpretate in modo restrittivo, in quanto tali, rispetto ai diritti che hanno esclusivi gli autori e gli artisti e gli aventi diritto, ma devono essere entrambi in linea, tutte le eccezioni, in linea con quelli che sono cosiddetti 3-step test, quindi parliamo di tre principi, di tre passaggi cumulativi che devono esistere affinché un'eccezione possa essere ritenuta tale. Questo previsto dai trattati OMPI sui diritti d'autore, ovvero l'eccezione deve essere prevista in casi specifici, non deve essere tale da creare un pregiudizio al titolare dei diritti e soprattutto non deve essere in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera. Ora, è evidente che ipotizzare che un contenuto creato con l'IA, diciamo l'utilizzo dell'IA generativa di un contenuto di performance artistica sia sottoponibile alla, diciamo, struttura dell'eccezione, quindi che salvo riserva sia possibile, non può essere considerato accettabile, dal momento che, come ho detto, le eccezioni, soprattutto perché qua siamo in totale competizione con la performance umana. Ecco che il punto è che per noi, per essere sintetici, il primo aspetto, il tema dell'opt-out, non può essere accettato in questi casi, semmai dobbiamo parlare di un opt-in, cioè di garantire l'assoluta autorizzazione da parte dei titolari dei diritti di un diritto esclusivo previsto dai diritti d'autore che l'European Act stesso richiama come fondamento per il rispetto del rispetto dei diritti d'autore. A maggior ragione poi sempre la stessa eccezione è applicabile soltanto limitatamente a che l'estrazione sia fatta, diciamo, per il tempo necessario ai fini dell'estrazione del testo dei dati, e questo evidentemente non è rispetto a un'IA generativa di output che poi vanno su larga scala nel mercato. Quindi, a meno che di correttivi, di ragionamenti attenti su quello che è questo aspetto della performance all'IA generativa, si andrebbe a creare un unicum che sarebbe anche, diciamo, che merita invece approfondimenti, se non vogliamo creare una situazione, diciamo, ulteriormente drammatica rispetto a quello che può essere conseguenze del settore artistico. Quindi siamo contrari a ogni interpretazione estensiva delle eccezioni di cui al 70-quater richiamate dal nuovo ipotizzato articolo, e quindi e soprattutto che questo non sia, che recherebbe un vantaggio semmai solo ai produttori o agli sviluppatori di intelligenza artificiale, cioè terrebbe fuori la categoria di artisti la possibilità di avere una voce in capitolo sul tema. Detto ciò, vogliamo cogliere l'occasione per significarvi che noi siamo impegnati a livello internazionale con l'organismo che rappresenta oltre, credo, 80 collecting nel mondo di artisti,
E perché si arrivi, siamo su un gruppo di lavoro specifico sull'intelligenza artificiale applicata nel settore, con l'obiettivo comune di cercare di delineare, diciamo, di contribuire a quelle che sono, primo, dibattiti che avvengono in questo settore a livello internazionale, non sono pochi, incentrati proprio sul tema delle text data mining, ma poi tutta una serie di altri aspetti, e anche stiamo contribuendo a quello che sarà il primo codice di condotta che verrà verosimilmente prodotto all'aprile 25, che è il primo passo per la implementazione della IACT in Europa, codici di condotta che riguarderanno in particolare i modelli di uso generale e anche il tema di trasparenza e copyright. Sono partiti, come sappiamo, delle consultazioni che riguardano poi gli sviluppatori di AI, ma noi siamo entrati a gamba tesa tutta la comunità artistica nell'ambito anche di questa attività, perché sia portata la nostra voce nell'ambito sviluppo di questi codici di condotta. Ora, per dirvi che l'obiettivo ovviamente primario condiviso a livello internazionale, prima cosa, è la tutela, come diciamo, la salvaguardia dei diritti esclusivi degli artisti, quindi a che sia garantito il diritto dell'artista di autorizzare la riproduzione della propria performance, vedremo poi in che termini, ma non solo della propria performance, e che questi siano in qualche modo garantiti, anche che sia garantita una forma di retribuzione e di compensi. Qua chiaramente poi il tema diventa anche più complesso. Da questo punto di vista, noi mai, in base a quello che è veramente l'orientamento prevalente, soprattutto in Europa, ovvero in paesi ovviamente soggetti a uno stesso framework normativo, stiamo lavorando a che si arrivi non soltanto a ottenere l'opt-in o comunque il sistema di riproduzione e che il diritto di riproduzione sia garantito e salvaguardato, ma a cercare di coadiuvare gli organi decisori affinché si arrivi a sistemi anche di forme di remunerazione. Per esempio, si sta ragionando sull'ipotesi che, per quanto riguarda l'AI, diciamo, training, la parte training dell'AI, cioè la parte di input, ci sia un sistema comparabile, se così si può dire, all'eccezione per copia privata, che quindi possa garantire una forma di compenso cui pagamento fosse a carico dei sviluppatori dell'intelligenza artificiale, onde poi semplificare anche il meccanismo di accesso a questi contenuti ai fini del training. Parimenti, quando si parla dell'output dell'intelligenza dell'uso delle app per l'intelligenza generativa, è chiaro che poiché qua raccogliamo qua laddove l'output sia generato dal lavoro, dal talento, dalla performance degli artisti, deve essere assolutamente pacifico, si deve ragionare su sistemi di compensazione per il settore creativo. È evidente che questo non va in qualche modo coordinato, ma esistono già le norme che permettono questo. Se pensiamo ad esempio anche qui dalla introdotto articolo 107, che recepisce il 18 della direttiva copyright, che attribuisce agli artisti o agli autori il diritto di ottenere una remunerazione adeguata e proporzionata laddove cedano o trasferiscono i loro diritti esclusivi, e che questa remunerazione sia anche gestita dagli organismi di gestione collettiva. Questo articolo, per il quale ci troviamo a intervenire anche nella parte contrattuale, può attribuire peraltro alle collecting degli interpreti, come anche penso agli autori, un ruolo, diciamo, principe, in quanto hanno una posizione di vantaggio nella rappresentanza della comunità per trattare un tema come questo dal punto di vista dell'ipotetica o auspicata remunerazione, compensazione da parte, diciamo, rispetto agli sviluppatori di intelligenza artificiale o rispetto agli utilizzatori dell'output ai fini dell'immissione al mercato. Fatto salvo poi sempre ovviamente quello che è il quadro normativo di attuale, per il quale poi l'utilizzo, la messa a disposizione del broadcasting prevede un compenso a favore della categoria. Quindi, per concludere, diciamo, a questo vorrei aggiungere che oltre alla performance fissata, quindi quello che è oggetto di utilizzo ai fini di una riproduzione, una fissazione o una riproduzione audiovisiva, come anticipava il Presidente, dobbiamo anche insistere su quelli che sono altri temi, come
la tutela dell'aspetto della voce dell'immagine dell'artista. È vero che qua esistono i diritti, il GDPR, i diritti morali, ma sappiamo benissimo qual è la difficoltà a ottenere risarcimento, forme di tutele rispetto a violazioni di questi diritti. E quindi anche qui sempre la comunità internazionale del mondo delle collette di artisti auspica che sia in qualche modo l'aspetto, la voce degli artisti diventino parte sostanziale della performance e in quanto tali, diciamo, sottoposti alla stessa tutela dei diritti copyright. Va bene. Chiudo soltanto con una cosa, per noi quindi, diciamo, considerato che il grido allarme del settore, avrete sentito i doppiatori e gli artisti cui immagine e performance vengono manipolate quotidianamente, le difficoltà a gestire questo meccanismo, quello che noi spieghiamo quindi che ci sia una maggiore attenzione a questo tema, un solido quadro giuridico che garantisca agli artisti il controllo dei loro diritti, controllo del loro opere. È stata chiarissima, ecco. Su questo. Senatore Nave. Scusi. Grazie Presidente. Sì, volevo intervenire su due punti. In realtà poi alla fine, in conclusione, ce l'è arrivata, insomma, nel senso che io direi che come primo aspetto, visto che il Presidente come dire, classificava tre modalità di riserva, sulla prima io ritengo che lì vadano tutelati tutti i cittadini, quindi l'utilizzo dell'immagine attraverso di tutti i cittadini. Poi, come dire, man mano anche sugli artisti, mentre invece per, come dire, trasformare in non legalese quello che le diceva sui diritti, le dice, cioè sta scritto nell'atto che praticamente l'utilizzo di materiale di un artista, poiché l'artista cede i suoi diritti personalmente al produttore e l'ha fatto quando non c'era la possibilità di IA, in questo momento a chi va chiesta la riserva? Va chiesta al produttore o va chiesta all'artista? E quindi in questo caso io credo, Presidente, ci sia un cortocircuito su cui in realtà aspettando col documento che loro ci hanno fornito, insomma, di poter emendare su questa attività, e quindi insomma era su questo che mi serviva di chiarire. Grazie. Sì. Aperto. Sì, ma infatti abbiamo chiarito, nel senso che deve essere chiaro che l'artista ha un diritto esclusivo, assoluto, di autorizzare la riproduzione e quindi affinché non si venga a violare questo diritto è necessario che questa non sia considerata implicita rispetto a una ipotetica eccezione che, salvo riserva espressa, che peraltro non si è capito come si deve esplicitare questa riserva, nessuno ce l'ha chiaro, deve essere non considerata implicita nella cessione. Solo una piccola cosa, nel decreto della Direzione Generale del Cinema con riguardo al tax credit è stata inserita una norma che impone ai produttori nei contratti tra gli attori e i produttori cinematografici di prevedere il divieto di utilizzo della propria immagine e delle proprie esecuzioni per strumenti di intelligenza artificiale ai fini dell'accesso del tax credit. Ora, questo è una soluzione. Io credo che l'importante è prevedere attraverso delle espresse previsioni di nullità del patto contrario che la decisione spetti a colui che è il titolare del diritto. Si tratta di un diritto assoluto e credo che non possa essere negoziato contrattualmente contro il pagamento, perché contro il pagamento di un corrispettivo l'artista è un lavoratore in quanto parte più debole del rapporto di lavoro, è tendenzialmente orientato a cedere tutti i diritti, ivi incluso questo. Allora, la norma, cioè, secondo me, il legislatore deve proteggere questa figura. Per cortesia, ho visto la relazione, questo vale per tutti, se mandate alla Commissione anche degli spunti emendativi, perché ho visto che le relazioni sono abbastanza generiche, potrebbero aiutare l'opera dei componenti della Commissione a poter valutare le eventuali modifiche, sarebbe più semplice. Ora passiamo, per una questione di tempo devo concludere questa parte dell'audizione e passare in rappresentante della rivista Lavoro Diritti Europa, il responsabile della sezione Lavoro, Giuseppe Bronzini. Prego. Sì, grazie Presidente per l'invito. Io mi concentrerò sulla norma di cui all'articolo 10 del DDL che riguarda il lavoro, anche come ex presidente della sezione lavoro della Corte di Cassazione. La premessa molto ampia che devo fare è che ci troviamo di fronte a un'alluvione di provvedimenti che riguardano il diritto digitale e
oggi anche l'intelligenza artificiale. Notizia di ieri pomeriggio è che finalmente è stata approvata la direttiva sul lavoro su piattaforme, con la, finalmente l'astensione della Germania, che quindi tra pochi giorni verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Non tutte le piattaforme utilizzano l'intelligenza artificiale, però è evidente che la grande maggioranza delle piattaforme lo fanno, e quindi questa è una direttiva molto dettagliata che conferisce un insieme di diritti procedurali e sostanziali agli operatori delle piattaforme, per cui il mio invito è cercare nei limiti di realizzare con questo DDL anche una forma di coordinamento anticipato tra queste, questi provvedimenti sovranazionali che interferiscono con il tema della digitalizzazione dei processi produttivi, in modo da, come suggerisce oggi la dottrina, non risolvere delle contraddizioni che si sono già realizzate a proposito di quella recepimento, diciamo, anticipato che si è realizzato con l'articolo 1 bis del decreto 104, che in qualche modo ha anticipato sia il regolamento sia le piattaforme, che nel frattempo sono cambiate e che pone una serie di problemi. Allora, tornando al regolamento, il regolamento non ha una base giuridica sociale, perché ha come base giuridica il 114, cioè lo sviluppo del mercato interno, e l'articolo 16 che riguarda la privacy e i trattamenti più o meno di carattere automatico. Quindi c'è da chiedersi se si può intervenire sul lavoro. C'è una norma fondamentale, l'articolo 2 del regolamento, che ci dice che si può, perché vengono fatti salvo i provvedimenti di miglior favore adottati dagli stati interni nel realizzare delle tutele più intense di miglior favore nei confronti dei lavoratori, ed anche la contrattazione collettiva. Questo secondo aspetto è piuttosto rivoluzionario, perché la contrattazione collettiva verrebbe integrata diciamo in un processo regolativo sovranazionale, addirittura in funzione servente di un regolamento di efficacia immediata. Allora, un primo problema è questo: senza questo articolo 2, l'articolo 1 bis del decreto 152 si troverebbe, diciamo, contra legge, almeno quando questi provvedimenti entrando in vigore. Con questo articolo 2 invece viene in un certo senso salvato. La seconda domanda è questa: il regolamento, l'articolo 2, parla di lavoratori. Come sappiamo tutti, quando gli atti sovranazionali si riferiscono al termine lavoratori, lo intendono in senso restrittivo, cioè un lavoratore pleno iure, un lavoratore subordinato oppure un lavoratore falsamente autonomo. Poiché l'articolo 1 bis riguarda anche il lavoro autonomo etero organizzato o i cosiddetti co-co-co, c'è da chiedersi se questo articolo 2 possa essere interpretato in senso evolutivo, estensivo, perché comunque è una norma programmatica. Io credo che questo si possa fare, perché l'Unione Europea nell'ultimo periodo ha adottato, vedete anche l'ispirazione di tutte le norme dell'European Social Pillar, per cercare una protezione unitaria dei lavoratori secondo uno schema che è stato definito quello del personal work, cioè attività prevalentemente personale, indipendentemente dalla classificazione giuridica dei dipendenti. Siccome la direttiva piattaforme si riferisce anche ai lavoratori autonomi, non solo quelli contemplati, diciamo, all'articolo 1 bis, ma tutti i lavoratori autonomi, questa interpretazione estensiva, a mio parere, è più che lecita, e quindi possiamo porci un problema di tutelare anche i lavoratori autonomi in questo articolo 10, poi negli eventuali
emendamenti che dovrà subire. Io ne ho suggeriti molti, poi magari farò uno schema più, se mi consentite, più diciamo adattivo per una ricezione vera e propria normativa. Allora, veniamo a questo articolo 10 che nel DDL si occupa di lavoro. Cominciamo dal primo comma. Il primo comma è già stato commentato negativamente dalla dottrina sotto questo profilo. Si dicono delle cose che io condivido, degli obiettivi ragionevoli, illuminati, come si afferma il principio, perché l'utilizzazione nel lavoro deve portare al miglioramento della salute, sicurezza, delle condizioni di lavoro dei lavoratori. E su questo in astratto sarei d'accordo, però la dottrina ha evidenziato questo. Messa in questi termini, questa norma, che è una norma di principio o una norma self-executing applicabile sul piano giudiziario? La seconda cosa, io sarei portato a escluderlo perché non c'è neanche nessuna sanzione collegata all'articolo 10. In ogni caso, se fosse vera questa ipotesi che comunque si potrebbe escludere, allora le utilizzazioni dell'intelligenza artificiale che portano a operazioni di labor saving, di automazione di alcuni reparti, sarebbero, diciamo, illegittime. Si introdurrebbero delle sorte di causali finalistiche, diciamo, nell'utilizzazione dell'intelligenza artificiale, che a me sembra un po' forte, contrasta con l'impianto del regolamento che non vuole arrestare l'intelligenza artificiale. Secondo me andrebbe corretta sul piano linguistico, possibilmente spostata nella parte di principi del DDL e comunque specificata nel senso di dire che quando si usa l'intelligenza artificiale con effetti sulle attività lavorative in corso, allora queste tre ipotesi sarebbero legittime, altrimenti l'automazione tramite intelligenza artificiale sarebbe contralegge, il che mi sembra anche contrario non solo al regolamento ma anche un po' alla Carta dei diritti fondamentali e libertà d'impresa, che comunque andrebbe bilanciata con le esigenze dei lavoratori. Vengo poi alla terza norma, che riguarda la discriminazione. La dottrina ha detto che questa norma è un po' inutile e derdata, perché il diritto antidiscriminatorio europeo è più che copre l'intera materia, soprattutto quando c'è questo collegamento con l'intelligenza artificiale, cioè quindi un link col diritto dell'Unione, ed è applicabile direttamente alla Carta dei diritti fondamentali e il suo articolo 21. Poi la dottrina ha detto che ci sarebbero condizioni sociali e economiche che sarebbero escluse, il che è dubbio perché la Carta dei diritti articolo 21 non lo contempla. Questo secondo me non è vero, perché innanzitutto parla il regolamento di condizioni economiche e sociali, poi la Carta dei diritti ha una enumerazione esclusivamente, diciamo, indicativa. C'è poi quella norma di chiusura che dice in conformità con il diritto dell'Unione, per cui secondo me forse è inutile, però dobbiamo tenere presente appunto che il giudice ordinario nazionale può già disapplicare la norma interna e applicare la Carta di diritto e le norme delle direttive antidiscriminatorie, però è un'aggiunta che si può lasciare, magari metterla nelle premesse. Però sul piano della discriminazione, approfittando anche della presenza del professore, vorrei porvi questo problema che pone la dottrina e anche l'esperienza giurisprudenziale legata alle controversie dei riders. Perché si dice in molti casi, nelle controversie, per esempio a Torino, a Palermo, insomma in numerose occasioni, è stato ordinato il deposito al datore di lavoro del codice sorgente. Bene, quando la piattaforma, in questo caso, però chiaramente riguarda anche l'IAI, è dotato di meccanismi di deep learning,
la produzione del codice sorgente non serve assolutamente a capire se poi si verificano dei casi di non discriminazione, poi si è verificato in concreto, quindi anche il consulente tecnico nominato a Palermo e a Torino è rimasto allibito perché non poteva dare né un riscontro positivo né un riscontro negativo alle allegazioni di discriminazione. Quindi questo è un problema, cioè questi oneri comunicativi, informativi, non sempre riescono a sorreggere la fondatezza o l'infondatezza delle clausole discriminatorie. Per cui la dottrina suggerisce l'introduzione, spostando il focus delle protezioni dagli obblighi comunicativi agli output in concreto verificatesi nell'applicazione di questi algoritmi o dell'intelligenza artificiale, suggerisce l'introduzione di meccanismi di inversione della prova o di semplificazione della prova, che forse è un po' forte a favore dei datori di lavoro, per cui in presenza di dati oggettivi indizianti una possibile discriminazione si diciamo semplificherebbe il quadro. La giurisprudenza ha anche ricorso al principio di vicinanza della prova, che però mi sembra un po' troppo radicale, cioè si è detto il datore di lavoro è l'unico che conosce i dati, se non riesce a dimostrare che non si è commessa la discriminazione, allora imputet sibi e quindi perderebbe la causa. Mi sembra un po' forte. Forse queste procedure potrebbero alleviare questa decisione così aspra, oppure la creazione, secondo me, di meccanismi arbitrali di fonte della contrattazione collettiva, in cui si potrebbe verificare di comune accordo e magari fare anche dei monitoraggi nazionali, delle verifiche su che cosa in effetti funziona. Chiedo scusa, ma prego. Siamo quasi alle 10, quindi abbiamo. Va bene, allora io non poi. Per censurare. Tre minuti. Solo volevo allora prendere il terzo comma, che è quello importante delle comunicazioni, no? Queste comunicazioni che sono, voi dite giustamente, dice il decreto legge, la proposta governativa, potrebbero diciamo continuare a svolgersi secondo l'articolo 1 bis. Allora, su questo io vorrei dire che questo articolo 1 bis in effetti potrebbe essere la soluzione, però va riscritto coordinandolo con l'IACT e anche con la approvanda, perché mai approvata, direttiva sulle piattaforme, perché non è coerente, non ho tempo, l'ho spiegato. Manderà una proposta? Sì, senz'altro, va bene. Così facciamo, ci aiuta, no, nel senso che... Grazie detto, Presidente, è un onore, lo farò senz'altro. Così sicuramente ci aiuterà. Domande da parte del Senato? Nulla? Prego, no. Il microfono. Intanto guarda, grazie, visto che alle 10 inizia l'aula, approfitto poi a margine. Okay. Bene, allora ringraziamo i nostri ospiti, la seduta si è conclusa. Grazie.